Lettura, Vangelo e commento. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui, ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito, e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Va, invece, a mostrarti al sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti. E venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Commento al Vangelo. Quel lebbroso non si rassegna né alla malattia né alle disposizioni che fanno di lui un escluso. Per raggiungere Gesù non temette di infrangere la legge ed entra in città, cosa che non doveva fare, gli era vietato. E quando lo trovò, gli si gettò dinanzi pregandolo: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». Tutto ciò che quest'uomo, considerato impuro, fa e dice è l'espressione della sua fede. Riconosce la potenza di Gesù. È sicuro che abbia il potere di sanarlo e che tutto dipenda dalla sua volontà. Questa fede è la forza che gli ha permesso di rompere ogni convenzione e di cercare l'incontro con Gesù, e inginocchiandoci davanti a Lui lo chiama Signore. La supplica del lebbroso mostra che quando ci presentiamo a Gesù non è necessario fare lunghi discorsi. Bastano poche parole, purché accompagnate dalla piena fiducia nella sua onnipotenza e nella sua bontà. Affidarci alla volontà di Dio significa infatti rimetterci alla sua infinita misericordia. Se questo video ti è stato utile, con poco puoi sostenere questo canale. Scopri come nella descrizione e ricorda che insieme possiamo diffondere fede e speranza. Con gratitudine, Daniele.